Ciao, sono Francesco e bentornati sul mio canale. Quanti comunque in un determinato periodo della loro vita, presi dalla voglia, dalla passione per dimagrire, per buttare giù chili o semplicemente per stare a contatto con la natura, decidono di cominciare questo stupendo sport, il ciclismo, ma magari non sai da dove cominciare, dove rivolgerti. Magari ci sono dei rivenditori vicino a casa tua, magari vai a fare un giro e trovi delle biciclette veramente con prezzi improponibili. Secondo me è un'ottima alternativa, un ottimo punto di partenza, un punto che vende biciclette con un ottimo rapporto qualità-prezzo e forse gli unici che garantiscono il telaio a vita è la Decathlon. Oggi andremo a scoprire le novità Decathlon del 2021 di quest'anno, le biciclette mountain bike entry level, cioè quelle per principianti, diciamo per chi si avvicina per la prima volta al mondo della mountain bike. Vedremo le mountain bike con un budget da 200 euro a un massimo di 500 euro, che mi sembra comunque una cifra. Il minimo sindacale, diciamo, da sborsare per cominciare a pedalare, diciamo, in tutta sicurezza. Andiamo sul sito, dai. Ecco, andiamo sul sito della Decathlon, cerchiamo nel menu, facciamo, vediamo, tutti gli sport, ciclismo, facciamo biciclette, poi bici da corsa, bici da bambino, bici elettriche, bici pieghevoli, bici da trekking, bici da gravel, tutto. Noi facciamo mountain bike, eccolo qua, mountain bike. Bene, allora, e qui abbiamo la sfilza di biciclette che ci potrebbero interessare a noi. Comunque, come potete vedere, i prezzi dei Decathlon variano dai 300, dai 239 euro, che penso che sia quella che costa meno, fino ai 1700, 1800. Comunque, noi oggi vogliamo vedere soltanto le bici che costano da 200 a 500 euro. Allora, vediamo. Facciamo un filtro innanzitutto, vediamo se si può fare il filtro. Un prezzo ascendente. Ok. Come prima opzione, a parte le bici per bambini ovviamente, abbiamo questa Rock Rider ST100, che mi ricorda molto la mia vecchia 340, la mia prima mountain bike che ho avuto proprio presa dalla Decathlon. E niente, vediamo le caratteristiche tecniche di questa bicicletta qua, da 239,99 euro, 240 euro. Una bici entry level ideata per le prime escursioni. Vediamo le informazioni tecniche di questa bicicletta, va. Allora, è disponibile in varie taglie, XS, S, M, L, XL. Il telaio è in alluminio. È assolutamente in alluminio. CGF, che è un Comfort Geometry Frame a 100% alluminio. La sospensione anteriore è una sospensione non specificata da 80 mm. Essendo una fronto non ha sospensione posteriore. Poi vediamo la trasmissione, cosa propone questa ST100. Allora, 3 corone e 7 velocità, per un totale di 21 velocità. C'ha il grip shift, che praticamente sarebbe non ha le levette, ha la manopola per cambiare. Ha una tripla corona con 22, da 3, 22, 32, 42 denti. Più protezione grasso, non so cosa sia. Forse. Ah sì, ok. Poi deragliatore anteriore è un Microshift FDM20 e un deragliatore posteriore è un RDM25. Le manopole e impugnature, come dicevamo prima, sono dell'MS25, sempre della Microshift. Cassetta a 7 pignoni da 14 a 28 denti.
catena della KMC Z51. Poi c'è un attacco manubrio da 90 mm. La sella è un ErgoFit, sempre della Decathlon. Freni V-brake con i pattini. Ruote da 27,5 e niente, te la danno con i pedali piatti della Decathlon. Questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza, perché comunque anch'io ho cominciato con una bici, diciamo, molto simile a questa. Vediamo cos'altro propone la Decathlon, dai. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo l'ST 120 qua, andiamo sui 299 euro. Andiamo sui due, qui siamo sui 299, le specifiche tecniche di questa ST 120. Allora, sempre questa qua invece è stata disponibile SM LXL, comunque no, sicuramente troverete la vostra taglia. Vediamo. Allora, c'è una sospensione anteriore da 80 mm, anche questa dalla tecnologia UFIT, che è una tecnologia della Decathlon, penso. In base al peso dovrete regolare la la durezza della forcella in base al vostro peso. Ovviamente una front non è provvista di sospensione posteriore. Questa è un 1x9, è un monocorona questa, 1x9. Monocorona è un Rock Rider ATB 100 a 32 dentri, mentre con un deragliatore Microshift RDM 46. Mentre la cassetta è un Microshift HO92, H092, non riesco a capire, H0 forse sì, da 9 pignoni 11,36. Non è male questa qua per cominciare. Ha un attacco manubrio da 90 mm, la sella sempre ErgoFit come quella lì. Questa, a differenza dell'altra, invece dei freni a pattini, questa è provvista di freni a disco meccanici con dischi da 160 mm della Tecno TKD. Non è male comunque questa qua, pastiglia, ruota da 27,5 anche questa, e monta sui copertoni dei Brai da 27,5, da 2x0, presumo sia la marca della Decathlon. E questa, anche questa, è venduta con pedali piatti. Oh, vediamo cosa c'è dopo. Allora, questa qua era da 299. Vediamo che cosa abbiamo dopo. Qua abbiamo un ST, passiamo alla ST 130. Anche questa qua monta un monocorona, telaio in alluminio anche questa, come l'altra, come gli altri che abbiamo visto finora. Disponibile vale SM LXL. Questa è la ST 530. Questa, a differenza dalle altre, da 80 mm di escursione che avevano le altre, questa c'è un'escursione alla forcella da 100 mm, sempre con la durezza regolabile in base al peso, con la rotellina sulla forcella. Sospensione ovviamente no. Questa qua è un monocorona, monocorona e 9 velocità. La monocorona è una Rock Rider FC FCATB 500 da 32 denti. Deragliatore posteriore Microshift Advent con gabbia frenata. I pignoni dietro sono 9 da 11 a 42. Questa qua ha 9 pignoni 11 a 42. L'attacco manubrio è da 70 mm in taglia S e 80 mm in taglia M, 90 mm in taglia XL. La sella è sempre una ErgoFit, in questo caso una ErgoFit Evo, e reggisella Flex. Freni disco idraulici, attenzione, questa, a differenza della bici che abbiamo visto prima, della ST120, questa qua, la ST530, ha i freni disco idraulici della Rock Rider Tektro con dischi da 160 mm, che non è male comunque. Con una questa qua, 429 euro, una bici con i freni disco idraulici. Ruote da 27,5 con cerchione a doppia parete, tubeless ready, e
I copertoni sono all condition della rock rider da 27 e mezzo, pedali piatti. Poi vediamo che se c'è ancora qualcos'altro entro i 500 euro, che io volevo stare nei 500 euro, non di più, eh. Allora, 530, no, ST 540, questo siamo sulle 459 euro qua. Non è male questa qua, è carina, eh. Non è male, secondo me questa qua potrebbe essere un'ottima alternativa, comunque la ST540. Andiamo a vedere le specifiche tecniche di questa ST540, che devo ammettere che quando sono passato, poi io sono passato all'XC50 dopo la prima 340 e poi adesso la 560S. Questa qua è una bici che comunque è interessante, eh? 459 euro e 99, ma secondo me questa qui ne vale. Se avete l'opportunità di spendere qualcosina in più, questa qui ve la straconsiglio comunque, tra quelle che abbiamo visto finora. Allora, disponibile in taglia S, ML, XL, telaio in alluminio come tutti gli altri. Questa monta una sospensione anteriore, il telaio è in alluminio 60-61. Monta una sospensione di 100 mm. Sospensione, vabbè, ovviamente no. Questo è un 2x9, non è un monocorone. È un 2x9, che secondo me è meglio di un 1x9, che mi sembra un po' limitante l'1x9. Secondo me il 9x2 è meglio. C'è una doppia corona Shimano Altus con due corone da 22 e 36 dentri. Deragliatore anteriore Microshift FDM462, deragliatore posteriore uno Shimano Altus con cambio Shimano Acera con 9 pignoni 11-36 denti, un attacco manubrio da 70 mm in taglia S, 70 mm in taglia M, 90 mm in taglia XL, sella la solita ErgoFit della Rock Rider, freni a disco idraulici della Tecno con dischi da 160 mm. Ruote da 27,5 con cerchioni a doppia pareti. Monta copertoni Rock Rider All Condition. I cerchioni sono tubeless ready. E i pedali piatti. Poi penso che andremo di più, penso, a. Poi va, la ST, ah, a proposito, la ST540 c'è anche in versione azzurrina. Questa qua invece a 479 euro è una ST540 versione 2 con monocorona. Questa qua è una novità, non lo sapevo neanche io. Una ST540 in versione azzurra, con monocorona. Sempre in taglia S, M, L, XL. Vediamo più informazioni. Questa qua monta una sospensione. Sempre, il telaio è sempre in alluminio comunque, è 60-61. Monta una sospensione anteriore da 100 mm. Questo qua monta invece l'ST540 versione 2 novità, perché prima la 540 era solo una. Novità, monta una monocorona 1x10. Monocorona da 32 denti della Rock Rider, deragliatore posteriore invece un Microshift con 10 velocità gabbia frenata e una cassetta Microshift Advantix da 10 pignoni, 11,48, cioè 11,48 denti, la mia è 11,42. Poi attacco in taglia, il solito attacco manubrio da 70 mm in taglia S, 80 mm in taglia ML e 90 in taglia XL. La sella è una ErgoFit, freni a disco idraulici sempre dalla Tektro da 160, con i dischi da 160 mm, ruote da 27,5 con montati sui Rock Rider All Condition e tubeless ready, pedali piatti. Questa qua è una novità che non sapevo neanche io che esistesse, vedi, a non frequentare il sito da un po'. La Rock Rider 540 V2 versione 2 azzurra è un monocorona. Io invece ero convinto che la versione 2 fosse uguale, identica alla 540, invece no, mi sbagliavo. Ecco, oggi abbiamo visto le mountain bike da 200 euro a 500 euro massimo come budget, diciamo un budget massimale di 500 euro.
Sono bici comunque che per cominciare, come abbiamo visto, per cominciare a fare mountain bike, ovviamente tranquilli ragazzi, mi raccomando, non andiamo nei bike park o non buttiamoci giù dai dirupi con queste biciclette, cerchiamo di fare delle pedalate in tutta tranquillità, da 0 a 500, da 200 a 500 euro il limite massimale, secondo me. Per cominciare così vanno benissimo, anch'io ho cominciato comunque con una bici da 200 euro e mi sono divertito comunque tantissimo con una bici con la bici da 200 euro, ovvio hanno più bisogno di manutenzione, si usurano prima i componenti rispetto a una bici con un prezzo maggiore, però l'importante è divertirsi ragazzi. Dai, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, tanto è totalmente gratuito, buone pedalate a tutti e ciao e alla prossima.